Andiamo avanti a conoscere altri protagonisti. Prego. Allora, io sono Sara Pastore e qui abbiamo, come i miei colleghi hanno detto, appunto, che interpretano dei ruoli storici, dei ruoli importantissimi, dei ruoli biblici. Abbiamo appunto Sant'Anna, Gioacchino, San Giuseppe, Barabba, insomma, la Madonna. Ecco, io no, io Tu no. sono, io no. Io Io no. sono un personaggio, diciamo, non biblico, non storico, un personaggio senza tempo, un Della mia personaggio. invenzione, l'ho inventato io. Sì, ecco, l'ha inventato. Sentiamo chi ti ha inventato. L'ho Mi ha inventata io, l'ho inventato sentita già la questa. nostra regista, L'ho Valeria inventata Leotta. io. Diciamo che questo è il discorso. Questa è una storia infinita, è la storia più importante dell'umanità, la storia di Maria di Nazareth, però la storia dell'uomo anche, cioè della donna e dell'uomo. Poi dopo, come stava dicendo appunto la mia collega Pina Magri, nella seconda parte del musical si avverte più una sorta di misticismo, in quest'opera. Però nella prima parte siamo proprio l'uomo con le sue debolezze, con la sua realtà, e quindi l'uomo è anche commedia. E in una commedia poteva mancare la pettegola, la caciarona, quella che crea l'intrigo in un certo senso, no? E quindi io sono quella, Alina, nel personaggio. Ben arrivata tra di noi. Prego. Luisa Moscato, io sono Anna. Anna, Sant'Anna, Ecco, mamma. pettegola anche in studio, pettegola anche in studio, non solo sulla scena, anche in studio. Complimenti, mi piace, Avevo brava. ragione, domenica. Non avevamo dubbi. Spesso in scena proprio con Alina, per cui io ho il compito, io sono una donna dolce, accomodante, poco avvezza al pettegolezzo, per cui tengo a bada anche un po' Alina in scena, Con ma so difficoltà. con difficoltà. Tra poco anche noi saremo in difficoltà a tenerla buona, quindi. Ma soprattutto ho il privilegio di essere la mamma di Maria, Bene. per cui in alcuni momenti anche dello spettacolo, mediatrice tra la rigidità, la severità di Gioacchino in quanto uomo, padre, uomo di polso, e la consapevolezza in quanto donna che a un certo punto del musical Maria sta diventando donna, per cui deve andare per la sua strada e vivere questo momento dell'innamoramento e quindi l'incontro con Giuseppe. Sono anche colei che insieme ad Alina e alle donne del paese, le donne di Nazareth, accoglie il pubblico in apertura del musical. Il Bene. primo impatto è con noi. Grazie, grazie. E concludiamo questo nostro giro con Gesù, giusto? Sì, ciao, sono Salvio Simeoli e quindi faccio Gesù. Vabbè, parlare di Gesù è talmente riduttivo perché già la No, parola Gesù io voglio che tu a livello di parli di storia. te come la vivi questa cosa Ah, quindi invece. se mi fai questa domanda, quindi Sì. parlare di Gesù a questo punto, cioè, la Ti abbiamo grandezza. presentato, abbiamo detto che Esatto. sei Gesù. Parlare di me nella storia, artisticamente, rappresentare Gesù, voglio dire, è una soddisfazione immensa, credo che per qualsiasi attore, no? Poi la cosa ancora più importante è che collabori con delle persone professionali, professionisti, e poi lavorare con Alma Manera, no? Perché è qui vicino a me, è veramente una soddisfazione, perché impari tantissimo. Questa è la mia prima esperienza importante teatrale. Devo dire che all'inizio ero anche un po' perplesso, perché voglio dire, no? Cioè, collaborare per uno spettacolo così importante, dice, ma che sto a fare qua? Poi devo dire che piano piano, anche perché io sono una niente rispetto a loro che sono già da un po' di anni, io sono in questo spettacolo da 3 mesi circa, per cui devo dire che rispetto a loro che erano comunque era un gruppo già amalgamato, no? Tutto quanto, mi hanno accolto bene, per cui Beh, una quando si parla di soddisfazione. questi valori penso non ci siano Sì, ma difficoltà anche ad per quanto integrarsi, riguarda i no? valori, Aiuta sì, anche però ti parlo, l'argomento. sì, però ovviamente questo era un riferimento artistico proprio, Certo. perché comunque io non sono Gesù, lei non è Maria, quindi comunque siamo delle persone. Artisticamente proprio, mi fa proprio piacere collaborare in questo spettacolo, perché mi ha dato tantissimo. Spero di dare anche io qualcosa a tutti quanti voi. Collegandoci a quello che Sì. diceva Don Antonio prima, cioè quello che rimane in ognuno di noi, ecco, condividi quello che abbiamo Ah, quello finora detto. sì, ma anche dopo il primo debutto che ho fatto, devo dire che per i 2 o 3 giorni successivi allo spettacolo, voglio dire, ti rimane quella luce che ti dà il personaggio, che ti dà tutta l'atmosfera dello spettacolo. Bene.
ti ringrazio. Grazie a voi. Ringraziamo i nostri sponsor e ci rivediamo subito dopo qui a continuare a parlare del musical Maria di Nazareth. Rieccoci, un grazie ai nostri sponsor, grazie soprattutto ai nostri ospiti questa sera che ci danno la possibilità di parlare di spettacolo con la S maiuscola, soprattutto ecco, di approntare questo viaggio attraverso dei valori importanti, dei valori veri, dei valori ecco, che sempre più se ne dovrebbe parlare. Alma, vediamo un pezzettino tratto dal musical e poi lo commentiamo insieme a te, sei d'accordo? Grazie. Sì. Allora, alla nostra regia chiaramente chiediamo di mandare il secondo RVM. Ecco Alma, spesso ci si sofferma sulla performance, sull'esibizione, diciamo proprio dal punto di vista artistico, su quello che è il successo che si raccoglie dopo chiaramente una performance. Io con te vorrei parlare invece di quello che c'è prima, della preparazione, dello studio, dell'impegno. In modo particolare per un ruolo come quello che ti abbiamo visto interpretare. Dunque, l'impegno è stato assolutamente seguire un'intuizione, indagare su quello che poteva provare Maria rispetto alla storia che stava vivendo e alla scelta che stava prendendo. Per esempio qui è la scena della crocifissione dove già vediamo una maturità del personaggio rispetto al primo atto. E questo dualismo che si ripete tra i caratteri, tra le caratterizzazioni dei personaggi. Qua c'è sempre questa contrapposizione, è uno dei leitmotiv più belli, straordinari, figlio mio che grande compito mi ha dato Dio, insieme alla cugina Elisabetta che si ripete e che resta moltissimo poi nel pubblico questo refrain. E qui si contrappone perché nella scrittura il musical è denso di simbolismi e di dualismi rispetto a, quindi ripeto, alla caratterizzazione dei personaggi e allo scambio che c'è al rapporto che c'è proprio tra i personaggi. Io, ad esempio, con quello di Santa Elisabetta, impossibile lasciarti, perché mio figlio, perché è stato scelto mio figlio Giovanni Battista, perché muore mio figlio? Rispetto a una Maria consapevole, una consapevolezza, questa fede straordinaria di Maria nella sofferenza che poi la fa scendere, poi la fa salire al cielo. Quindi Santa Elisabetta, questa contrapposizione tra questa madre più terrena che
che non si arrende alla morte, invece Maria, consapevole che la storia deve essere, deve farsi, come il dualismo che c'è poi tra San Giuseppe e Barabba, il buono e il disonesto, che però, come in ognuno di noi, come ognuno di noi ha in sé, c'è questo dualismo storico, questa contrapposizione tra il bene e il male, stabilmente e contestualmente in ognuno di noi ci sono le due pulsioni, una che ci porta per la strada verso il bene e una verso il male, poi siamo noi che scegliamo alla fine, il libero arbitrio ci ha concesso questo. E il momento della crocifissione è sicuramente per una madre come vivere la morte di un figlio, nessuna madre vuole sopravvivere al proprio figlio, quindi sicuramente è straziante. Anche se poi nel musical la croce viene vista come un momento di salvifico, di salvezza, lei sa che questo sacrificio incredibile del figlio e anche di lei come madre è perché c'è un percorso già tracciato. Ecco, se volessimo dal punto di vista artistico, diciamo, redare, tracciare una classifica sull'impegno che è importante mettere per chi fa il tuo lavoro, diciamo, tradurlo in ora, ecco, quanto bisogna studiare al giorno? Proprio così, un'approssimazione, però penso sia importante per i giovani che hanno una visione totalmente distolta di quello che è il mondo dello spettacolo. Ma non smetti mai. Dipende sempre dal perché fai questo mestiere. Innanzitutto non è un mestiere per tutti, perché ti tocca fare delle rinunce. Per la gente tu dici rinunci, per me è una scelta, io non rinuncio, per me non è un sacrificio, io devo stare sotto la pioggia, sotto la pioggia, non devo dormire per 36 ore, non dormo, devo fare un viaggio massacrante, io lo faccio, ma perché per me il palcoscenico è una conquista, quindi nel momento in cui qualcuno non riesce a vivere questo, è perché non è totalmente vocato, ma è prestato a questo lavoro, che per me non è un lavoro, è la vita stessa. Quindi sicuramente l'impegno e lo studio sono basilari, perché nel momento in cui tu diventi professionista e hai un pubblico che ti fruisce, un pubblico che viene lì, paga un biglietto, è perché tu devi rendergli il merito e devi renderti il merito. Poi ovviamente è tutto migliorabile, tutto perfettibile. In questo caso anche alle argomentazioni, alle tematiche, per cui... Certo, chiaro. Certo. Va bene, penso possa bastare... Grazie. Gesù voleva dire qualcosa? No, vabbè, ma sì, penso... Posso dire una cosa, scusa? Ci mancherebbe. Quando mi chiedono che lavoro fai, no? Io mi rifaccio sempre a quello che diceva Vittorio Gassman, oppure Gian Maria Volontè, che a gente che fa sto lavoro non sanno neanche chi siano. Loro dicevano a 70 anni, quando gli chiedevano che lavoro fai... Dicevo, studio recitazione a 70 anni. Quindi se questo loro dicevano così... Che tu lo dica. Grazie. Grazie a voi.